e rappresento una parte della comunità ebraica, ma sono responsabile per Yad Vashem, per la Shoah. Però in questo momento, poiché la giornata della memoria prevede di ricordare i militari internati nei campi di concentramento e di sterminio, oggi parleremo dei nostri padri, dei nostri nonni, dei nostri bisnonni internati come gli ebrei all'interno dei campi di sterminio, di lavoro. Allora, a distanza di 70 anni, quanto è importante tenere viva la memoria nei giovani? Ma io penso che sia fondamentale. Utilizzo sempre una metafora. Io per allontanare e per mandare avanti una freccia ho bisogno sempre di allungare in braccio all'indietro. Più tendo all'indietro il braccio, più la freccia va avanti. Quindi ritornare indietro è fondamentale per capire quello che oggi sta succedendo, sia la guerra non si è finita nel 45, la guerra continua un po' dappertutto, quindi non ci sono né guerre sante né guerre da benedire, e soprattutto bisogna capire che sovente i nostri nonni, per una pudicizia, per una preoccupazione, non hanno mai raccontato ai nipoti la privazione che invece poi vedremo all'interno della mostra. E allora, prefetto, l'importanza di una giornata come quella di oggi per ricordare quello che è stato anche il giorno. L'importanza è, al di là delle definizioni, è andare nella profondità dei concetti. Questo è il giorno della memoria. È una cosa che dirò ai ragazzi fra poco: non è il giorno del ricordo di ciò che è avvenuto, è attraverso il ricordo di ciò che è avvenuto la stratificazione dei fatti che restano impressi nella mente, che resti impressi nella memoria degli uomini, perché tutto quello che è accaduto non possa più accadere. Nella consapevolezza che ciò che è accaduto ha profonde ragioni, profonde radici nell'essere umano, e l'insidia, il pericolo che si possa ripetere è costante e quotidiano. Come rispondono i giovani? Ma noi qui abbiamo organizzato oggi una serie di manifestazioni che mi pare stiano già facendo registrare la presenza di molti ragazzi. È evidente che bisogna essere così, molto chiari ed efficaci nella comunicazione, perché ciò che non si è visto è difficile che si possa correttamente rappresentare nella memoria dei ragazzi. Peraltro ciò che è accaduto è qualcosa che difficilmente si sarebbe potuto immaginare, e d'altronde le spinte anche attuali alla negazione sono sempre forti. È necessario che i giovani si rendano conto che quello che è accaduto sta ancora accadendo in altra parte del mondo, e quindi bisogna metterli di fronte a che cosa accade, a vedere che cosa accade e a scoprire le ragioni di ciò che accade, in maniera che possano essere sempre più consapevoli.